Ciao a tutti, pronti per un nuovo video? Andiamo a vedere di che cosa parleremo oggi. Oggi parleremo di un kit molto pratico e funzionale, waterproof per un tiro di guancia. Oggi parleremo del kit Adept by Innokin, ma prima di parlare di qualsiasi cosa, sigla! Everything changes. Eccoci pronti per parlare del kit Adept by Innokin, un kit, come vi anticipavo prima, davvero funzionale in quanto ha una batteria da 3000 mAh, quindi in abbondanza, e arriva ad erogare fino a un massimo di 17 watt, quindi ha un livello di consumo batteria veramente basso. È completamente protetta dall'ingresso di polveri, protetta dall'acqua con immersione fino a un metro di profondità. È tutta gommata e come atomizzatore monta uno slide. Ma ora andiamola a vedere da vicino. Ecco la nostra confezione, qui troviamo il nostro kit disegnato. Sul lato troviamo Adept Slide, in questo caso white. Sul retro della confezione, anzi nella parte inferiore della confezione, troviamo Designed by Phil Busardo e Vaping Greek, che saluto tantissimo. Innokin. Sul retro della confezione poi troviamo il contenuto della confezione, le varie avvertenze, i vari simboli, il barcode. E ora apriamo la confezione. Apro la confezione, trovo il QR code, una scatolina accessori dove troveremo, l'apro sempre al contrario, il cavetto USB per la ricarica, i vari manuali, eccoli qua, manuale di istruzioni, sicurezza, e qui troviamo un sacchettino con i vari accessori di ricambio, quindi il drip tip, OR, la guarnizione per lo slide, la guarnizione del refill dello slide, la metto via il tutto, apro l'altra parte e qui troviamo il corpo batteria Adept, qui troviamo lo slide, eccolo qui, e qui abbiamo una coil di ricambio da 1.6 ohm. Tiro via il tutto, ecco qua. Parto dallo slide che monta una resistenza da 0.48, di differenza dallo slide precedente è questo tastino qua, questo pulsantino che trovate sulla parte superiore del cap, che dovrete tenere premuto e contemporaneamente andare a premere la parte del cap con la freccetta rossa per andare a fare il vostro refill. Quindi ve lo faccio rivedere, tengo premuto e apro, ecco qui, da qui infilerò il mio aghetto e andrò a fare il refill. Prima di fare tutto ciò vi faccio vedere come si cambia invece la resistenza. Vi dicevo appunto che è da 0.48, eccola qui. Vado ad avviarla, metto le mie solite goccine al centro e le metto fino a che non vedrò dai fori laterali il cotone impregnato di liquido. Ok, ne metto altre 2-3. Una volta che vedrò il mio cotone bagnato, potrò andare a inserire nell'incavo la coil, ecco qua, chiudo, avvito. Questa ghiera poi mi permetterà di regolare l'aria,
Ecco qua. Quattro fori, tre fori, insomma dopo voi la andrete a regolare come più vi piace. E adesso andrò a montarla sopra, anzi lo faccio direttamente da qui senza montarla, che poi andiamo a parlare della batteria. Quindi premo il pulsantino, apro e faccio il refill, vado a riempire, chiudo e il mio slide è pronto. Lo slide secondo me funziona veramente molto bene come atomizzatore MTL. Abbiamo adesso montata la coil da 0,48, ma poi abbiamo anche la possibilità di montare quella da 1,6 e provatele tutte e due e provate a vedere quale vi piace di più. Questa è la mia preferita in realtà. Poi passiamo a Adept. Eccola qui la nostra box, tutta gommata lateralmente, eccetto che per la parte superiore dove andremo a montare il nostro slide o qualsiasi altro atomizzatore con attacco 510, purché sia di guancia, perché comunque la box arriva ad erogare fino a un massimo di 17 watt. Quindi dicevamo, parte superiore e parte inferiore abbiamo il metallo fuori. Il resto è tutto gommato perché è tutto waterproof, arriva ad un metro di profondità, è antipolvere e qui sotto troviamo anche un coperchietto in gomma che andrà a sigillare la mia porta USB per la ricarica. Adesso sono senza unghie e quindi fatico un po', è sigillato bene come potete vedere, eccolo qua, qui ho la mia porta USB per la ricarica. E poi qui sotto vedete c'è scritto 3000 mAh di batteria e abbiamo dei numerini, freccia a destra con i numeri da 14 a 17 watt e freccetta a sinistra con i numeri da 11 a 14 watt. Questo perché? Perché quando vado a montare il mio atomizzatore, la box rileverà se l'atomizzatore che ho montato è un atom con resistenza sopra l'ohm o sotto l'ohm. Quindi quando andrò a montare il mio slide, ecco qua, lampeggia una freccetta, 5 clic soliti e l'accendo, questo è il tasto fire e qui abbiamo il tasto funzione che possiamo vedere che si accenderanno 1, 2, 3 o 4 lineette. Quindi il tasto fire mi servirà per accendere e spegnere la mia box e mi servirà ovviamente per andarla ad utilizzare, mentre il tasto funzione mi permetterà di scegliere il wattaggio desiderato. Però, come potete vedere, se io vado a premere il tasto fire, intanto vedo che mi si accende il LED della batteria, che cambierà di colore in base ovviamente alla carica, e poi qui sotto, sotto le quattro lineette, mi si accende una freccia a destra, e questo perché la box mi ha riconosciuto che ho un atomizzatore sotto l'ohm. Quindi se io avrò un atomizzatore sotto l'ohm e metto la prima e accendo una lineetta, scelgo una lineetta, corrisponderà a 14 watt, due lineette mi corrisponderanno a 15 watt, tre lineette a 16 watt e 4 lineette a 17 watt. Stessa cosa vale per la resistenza sopra l'ohm. Se andrò a montare la resistenza da 1,6, per esempio, si accenderà la freccia di sinistra, quindi non troveremo più la freccetta di destra accesa, ma bensì quella di sinistra, e potremo scegliere, ovviamente sempre con le rispettive corrispondenze tra lineetta e wattaggio, dagli 11 ai 14 watt. Ok? Direi che vi ho detto praticamente tutto di questa box, che trovo veramente semplice all'utilizzo. La possiamo trovare in vari colori, in questo caso è bianco e vi ho fatto vedere quella bianca, e adesso andiamo a vedere come si comporta. Eccoci pronti per la prova di svapo. In mano mia la vedete in questa colorazione blu, viola, bianca, tutta sfumata. Svapiamo.
Allora, l'atomizzatore già lo conoscevamo. Io comunque trovo che lo slide lavori decisamente bene. A me personalmente piace molto abbinato ai tabacchi, ma questo è un mio gusto personale. Detto ciò, credo che questo kit sia davvero una bella combinazione, in quanto vi permette di avere ad un prezzo molto onesto, in quanto lo troverete disponibile intorno ai 50 euro, e avrete un kit con un buon Atom e una buona batteria che vi durerà, che vi garantirà la ricarica per tutta la giornata. Oltre a questo, la batteria è resistente all'acqua, alla polvere, quindi adatta a qualsiasi tipo di situazione. Ovvio che il kit non è proprio piccolissimo, però nell'insieme nemmeno pesante. E comunque non è che possiamo pretendere un device piccolo con un 3000 mAh di batteria, giusto? Quindi in soldoni vi dirò che questo kit per me è promosso e che può essere tranquillamente classificato tra i kit all day di guancia, quindi MTL, e insomma per uno svapo di tutto il giorno. Detto ciò, direi che è arrivato il momento di salutarvi, vi faccio un'altra svapata insieme a voi. E vi ricordo che se il video vi è piaciuto spolliciate sul like qui sotto, iscrivetevi al canale e se volete rimanere aggiornati cliccate sulla campanella e attivatela. E se vorrete seguitemi sui social di Instagram e Facebook. Vi mando un bacione, soprattutto ciaone! Everything changes.